Il Pescara nel calciomercato è in un ritardo a dir poco evidente, infatti Silvio Baldini non ha ancora un terzino destro. E per domenica prossima c'è il debutto in Coppa Italia contro il Pineto all'Adriatico alle ore 21 e giovedì 8 agosto il test con la Sant'Egidiese al comunale Ughetto di Fevo di Silvi Marina inizio alle 19. Il punto sulle trattative per Damiani manca solo l'ok del gruppo City, proprietario del Palermo. Col club siciliano l'accordo è totale. La formula del trasferimento del 26enne centrocampista Samuele Damiani è prestito con diritto di riscatto. Però, come dicevamo, ad oggi il nuovo tecnico del Pescara, Silvio Baldini, non ha un terzino destro. Mats Lemmens continua a tentennare e quindi il direttore sportivo Pasquale Foggia potrebbe virare su un altro obiettivo. Torna di moda il classe 2001 Edoardo Pierozzi, già trattato di questi tempi lo scorso anno dall'ex direttore sportivo biancazzurro dell'Icarri. In questa sessione di mercato la Fiorentina, che è proprietaria del cartellino, ha girato il terzino in prestito al Taranto, ma per il caos che si vive nel club ionico Pierozzi ha lasciato il ritiro del Taranto facendo rientro alla Fiorentina e chiedendo la risoluzione anticipata del contratto per poter valutare nuove proposte. Dunque questo apre al Pescara qualche possibilità. Poi al momento invece risulta difficile l'operazione col Crotone, che coinvolge 4 calciatori, maxi scambio al Crotone, gli attaccanti Colai e Tomasini e al Delfino i terzini Leo e Crialese. Domenica prossima 11 agosto alle 21 il primo impegno ufficiale, la sfida di Coppa Italia all'Adriatico contro il Pineto. In caso di parità al 90esimo non ci saranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore.